stata una serata molto importante perché abbiamo messo insieme informazioni diverse, competenze diverse e anche direi in parte nuove proprio. Io credo che sia assolutamente importante collegare le informazioni, andare a verificare i fatti, tenersi ai fatti e poi incrociarne in qualche modo i dati e poi verificarne anche le conseguenze. Credo che sia particolarmente importante perché non dobbiamo fare di questi ricordi qualcosa di ossificato o che torna fuori una volta all'anno. Oggi l'antisemitismo e anche, se vogliamo, l'anti-armenismo, se possiamo dire, in, per esempio in Turchia o in Azerbaigian, sono realtà e quello che succede in Europa contro gli ebrei oggigiorno è una cosa pericolosissima, soprattutto per il silenzio che circonda questi eventi. Non si deve permettere questi eccessi inutili, sono solo verbali oggi, ma domani possono diventare molto più che verbali, possono diventare fisici, ma è fisico anche l'offesa verbale. Quando un principe armeno, un re armeno, ha deciso di adottare la fede di un santo imprigionato durante 13 anni in una cantina, in una grotta più esattamente, senza acqua, senza niente, e a un certo punto il principe regnante, vassale o piuttosto sottomesso ai Sassanidi, ha deciso di adottare ufficialmente a titolo di religione di Stato il cristianesimo. Sempre ho considerato questo come un problema. Io sono un po' nostalgico del periodo in cui gli armeni veneravano la dea dell'amore Anaid o il dio della guerra Vahang. Questo mi sembrava più interessante dal cristianesimo, ma pensandoci bene ho trovato forse una chiave interpretativa a questo evento da un punto di vista non cristiano. Prima della conversione dello stato armeno, del regno armeno al cristianesimo, c'erano due precedenti storici della conversione di un'aristocrazia a una religione monoteistica, e precisamente nella stessa regione. Il primo caso è il caso di Adiabene, che è l'ellenizzazione di un nome siriaco, aramaico, Hadiab o Hdayab, che è il nome di un piccolo regno che è durato poco, solo durante il primo secolo dell'era comune e forse all'inizio del secondo secolo, dal 20 dopo Cristo fino al 165, si è sviluppato nell'alto corso del Tigre, vicino alla moderna città di Arbela, un piccolo regno di Adiabene. Ora, la cosa interessante di Adiabene è che a partire dal momento in cui si distacca come regno indipendente, la monarchia, la dinastia regnante, adotta l'ebraismo. È stata una serata emozionante, abbiamo toccato dei temi importantissimi e sono felicissima non solo di essere intervenuta, di aver sentito i colleghi Kirill che parlavano, ma di vedere e sentire il pubblico così attento e vivace, e spero che sia la prima di moltissimi eventi futuri. Io ringrazio Milano, ringrazio la comunità ebraica, ringrazio Amata e do arrivederci.